Buongiorno a tutti, mettetevi comodi perché sarà un video lungo e super nerdone. Oggi vi racconto come ho eliminato i cattivi odori del WC chimico. Dopo varie ricerche e studi sono giunto alla conclusione che il SOG è il miglior modo per eliminare gli odori provenienti dalla cassetta WC e così ne ho costruito uno. Ma prima di raccontarvi come ho fatto, vediamo come funziona un WC in camper. Il WC è formato da un water in plastica molto simile a quello di casa, ma a differenza di quello di casa non ha una braga per far defluire le acque nere nella fogna e non ha neanche l'acqua sempre presente sul fondo che funge da tappo per gli odori. Così i prodotti organici finiscono direttamente in una cassetta che poi si chiude ermeticamente. Il nostro, montato sul camper, è di tipo chimico, con una cassetta da 19 litri che assicura un'autonomia di circa 3-4 giorni usandolo in due, dopodiché va svuotata e pulita. Si aggiunge un po' di disgregante, dell'acqua e tutto quello che finisce nella cassetta si trasforma in un liquame, le cosiddette acque nere, che va riversato in apposite aree di scarico. I prodotti organici formano dei gas e creano una pressione all'interno della cassetta che, anche se è fornita di una valvola di sfogo, non riesce ad espellere tutti i gas e potrebbero fuoriuscire una volta aperta la ghigliottina. E qui entra in gioco il SOG. Ma che cos'è il SOG? Il SOG è semplicemente un aspiratore che preleva i gas dalla cassetta e li butta all'esterno del camper. Tutto qui, niente di particolarmente complicato. Ma come ho costruito il SOG? Premetto che il modello di cassetta che ho è la Dometic CT4110 e i pezzi li ho costruiti sulla base di questa cassetta. Partendo da un progetto esistente che ho trovato online, ho modellato in 3D i pezzi che mi sarebbero serviti per assemblare il tutto. Il coperchio per alloggiare il tubo d'ingresso, la ventola a turbina, il corpo che fa defluire l'aria all'esterno, l'anello di tenuta per montarlo sullo sportello, il tappo al quale va collegato il tubo dell'aria della cassetta e il tappo per chiudere la cassetta. Ho poi recuperato un motorino elettrico da 9 volts, e un interruttore magnetico e un tubo corrugato, che quest'ultimo l'ho comprato da Leroy Merlin. Ho alimentato il tutto a 9 volt per non dover cercare l'alimentazione a 12 del camper, tagliare fili, fare giunture. Quindi farò poi un test sul campo per capire quanto dura una batteria da 9 volt. Il software che utilizzo di solito per modellare è Rhino, lo conosco bene e credo che sia uno dei migliori software 3D in commercio. Ma per chi vuole iniziare a progettare facilmente un prototipo oppure qualche pezzo di ricambio, può utilizzare qualsiasi altro tipo di software 3D. Ce ne sono veramente tanti. Tra quelli gratuiti e molto semplici vi segnalo Tinkercad. Vi metto in descrizione il link. Vi mostro quindi la costruzione di un pezzo del kit SOG che ho fatto. Vi faccio un mini tutorial che vi servirà da spunto per creare dei modelli vostri. Vi ricordo che questo video ha i capitoli e se non vi interessa qualche parte potete skippare all'argomento successivo direttamente dalla barra play oppure in descrizione cliccando sul timing che vi interessa di più. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale attivando la campanella in modo da non perdervi i prossimi video. È totalmente gratuito, per me è molto importante che lo facciate così riusciamo a far crescere il canale e mi supportate nella creazione di nuovi contenuti.
Se poi vi interessa approfondire o modellare qualcosa in particolare, scrivetemelo nei commenti, sarò molto contento di aiutarvi. Per chi non è interessato alla modellazione, lascio i file sul mio profilo Tinkercad, li potete scaricare gratuitamente e stamparli da voi oppure farveli stampare da un service. Facendo un calcolo, visto che più o meno siamo intorno ai 70 euro stampandoli in un materiale di tipo nylon. Andate a vedere wirg.com, vi metto in descrizione il link, è un'azienda che prototipa in materiali diversi. Un consiglio molto importante è di stamparli in un materiale poco deformabile e resistente alle alte temperature. Il classico PLA non va bene perché già si deforma a 40 gradi. Apriamo quindi il software e iniziamo a costruire il tappo. Eccoci qui, atterrati sul sito di Tinkercad. Siamo già nella mia dashboard. La dashboard la trovate sulla parte di sinistra, sul menu di sinistra, cliccando 3D Design. La vostra sarà vuota. La mia ha già presente qualche oggetto perché me li sono modellati prima. Piano piano che modellerete anche voi i vostri oggetti, si riempirà perché li salverà in automatico. L'oggetto che vi propongo di modellare oggi è questo tappo, il tappo della cassetta. Analizziamolo, ha una sorta di tubo, la parte inferiore, uno scasso per la guarnizione, un cappello e una mezzaluna per attaccarci il portachiavi. Per iniziare a modellare questo oggetto dobbiamo andare su Create New Design, clicchiamolo. Atterriamo sull'ambiente di lavoro che è formato da una carta millimetrata che possiamo ruotare e traslare a nostro piacimento. Qui abbiamo il controllo delle viste, la vista dall'alto, frontale, left, sinistra e destra, e così in modo da riuscire a andare direttamente sulla vista che ci interessa in modo più veloce e più preciso. Importante l'ultimo tasto, cioè il disegno ortografico, in modo che così abbiamo le prospettive azzerate. Sul lato di destra abbiamo le nostre primitive. Tinkercad ragiona per primitive, aggiungendole e sommandole con le altre si costruiscono delle forme complesse. Analizzando quindi il nostro tappo, abbiamo detto che abbiamo bisogno di un tubo. Qui nelle nostre primitive abbiamo proprio un tubo, ce lo portiamo al centro del disegno e gli diamo le dimensioni. È un 23 mm per 23 con un'altezza di 15 mm, quindi qua scriviamo 23, altezza 15 mm e uno spessore di 3 mm e mezzo. Lo spessore lo andiamo a dare dal menu della figura stessa con il nostro wall thickness a 3.7 in realtà. Di spessore, eccoci qua. L'aumento dei lati lo facciamo tramite lo slide fino a 64, in modo che così abbiamo la nostra figura tutta bella liscia. Dobbiamo adesso fare lo scasso per la guarnizione. Andiamo in vista superiore, duplichiamo il nostro oggetto con Ctrl C, Ctrl V, lo rimettiamo in asse del tubo, eccolo, e lo riduciamo un po', diciamo che una guarnizione a 2 mm è più che sufficiente, la portiamo a un'altezza che ci sembra corretta all'incirca e aumentiamo un po' lo spessore invece di 23 mm lo facciamo di 24, in modo che così abbiamo un po' di fuoriuscita. Selezioniamo tutto, centriamo le due figure sull'asse X e Y, dopodiché gli diamo anche uno spessore, invece di 3,7 gli diamo magari 1. In questo modo abbiamo pronto l'oggetto che andrà a scavare il nostro primo pezzo di tappo. Per fare ciò dobbiamo prendere l'anello, dire che verrà sottratto alla struttura principale. Li uniamo e lasciamo lavorare il software. Ecco qua lo scasso pronto per ospitare la nostra guarnizione. Cosa ci manca? Ci manca il cappello. Il cappello andiamo a prendere subito, magari un cilindro,
un cilindro da 36 mm, facciamo 36 per 36 o meno, magari meno, facciamo un 33, dai, 33, 33, altezza gli diamo 1,5 mm, 1,5. Aumentiamo anche qui i lati, così è bello liscio, e lo portiamo sopra. Lo centriamo anche lui su tutti gli assi, asse X e Y, e verifichiamo con la vista frontale che sia appoggiato nella maniera corretta. È appoggiato, perfetto. Vedete, il nostro tappo sta prendendo forma. Cosa ci manca? Ci manca la mezzaluna, quella per ospitare l'anello in acciaio, portachiavi. Ho visto qua una forma, eccola qua. Possiamo prendere questa qui. La facciamo spessa 6 mm. E la portiamo in centro. Diciamo che ormai già questi due elementi li possiamo unire. E questa qua la portiamo in centro. Verifichiamo che sia appoggiata, è appoggiata, ok, vediamo magari lo stesso colore, in modo che così, ok, perfetto. E adesso manca solo per ultimo il buco per far passare l'anello. Il buco lo facciamo sempre con un cilindro, lo ruotiamo di 90 gradi. Facciamo un cilindro di 4x4, 3x3. 3x3, lo facciamo lungo abbastanza per forare la nostra mezzaluna. Perfetto. Diciamo che deve sottrarsi e diamo il comando. Uniamo il tutto e gli diamo un colore un po' più tecnico. Mi piace il grigio. Ed ecco qua il nostro tappo pronto per essere prototipato. L'ultimo passaggio, gli diamo un bel nome, tipo tappo cassetta Dometic. Una volta dato il nome, basta cliccare sull'icona Tinkercad per tornare alla nostra dashboard e vedere il nostro oggetto salvato. Se lo vogliamo stampare, eccolo qua, basta cliccarlo. Andare su download e scaricare la versione STL. La versione STL è la versione pronta per essere prototipata con tutte le stampanti 3D. Una volta stampati i pezzi si presentano in questo modo. Volendo si possono verniciare, si assemblano e si fa un primo test. Per ovvi motivi, non potendo andare al camper, per montare il tutto, per ora termino qui il video. Ne farò uno dedicato al montaggio e al test più avanti. Quindi, se il video vi è piaciuto, se l'argomento vi interessa, mi raccomando, bel pollice in su. Ciao, alla prossima, aspetto i vostri commenti.